Universiade Taipei 2017, nuoto, Quadarella e Toniato sognano in grande. Simona Quadarella torna in acqua dopo la splendida cavalcata nei 1500. Distanza ridotta, gli 800 non sono ancora pienamente nelle corde della campionessa azzurra. L'obiettivo è comunque importante, come dimostra la batteria. Si impone nella terza, fissa il quarto crono, 83.570. Davanti, la Koehler, seconda solo alla Quadarella nei 1500. Il nuoto italiano si gode anche un Toniato competitivo nella vasca secca della rana. Controlla l'ottava batteria e tocca in 2754. Miglior crono d'accesso in semifinale per Szymanowicz, 2742, attenzione all'americano Wisson. Nei 200 dorso, Agino stampa un buon 15.883, precedendo Ovenekatz, Rapsis è quinto nel computo complessivo. Restivo, quinto nella quarta prova, chiude in 20.112, qualificato, come Ciccarese, tredicesimo nella somma dei tempi, 20.137. Nei 200 SLD, 2 sotto i 2 minuti. Drabot, 15.937, meglio della Rasmus. Linda Caponi strappa di carattere la sedicesima piazza, ultima utile per tornare in acqua tra qualche ora. 20.200 per l'azzurra, 23esima la Musso. Equilibrio nei 100 farfalla U, Sadovnikova proda a 5.243, Carini è il primo degli esclusi. 5.346, mancano 8 centesimi per agguantare la semifinale. Infine, 50 dorso di Delohoff, 2820, a dettare il passo. Kameneva nei pressi dell'americana. Dopo un percorso positivo nei 100, Zofkova di livello anche qui. Tredicesima è promossa la Scalia, 2905.